ha catturato Matteo Messina Denaro, il generale Pasquale Angelosanto, comandante dei ROS dei Carabinieri, questa mattina era a Padula. L'evento, che puntava ad essere una giornata di grande sensibilizzazione e impegno dedicata alla diffusione della cultura e della pratica della legalità contro tutte le mafie, è stato organizzato con la collaborazione della Fondazione Montepruno e con la vicinanza e il supporto della BCC Montepruno. Ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole superiori del Vallo di Diano. Investire in legalità è il tema della giornata e il generale Angelosanto, che è una delle personalità di maggiore rilievo a livello nazionale e internazionale nel contrasto alla criminalità organizzata, tanto da contribuire in maniera decisiva alla cattura di Matteo Messina Denaro, ha fatto un lungo excursus contribuendo a creare una significativa occasione di conoscenza e sensibilizzazione su quelli che sono temi sempre attuali. Agli investimenti che lo Stato sta facendo vanno affiancati, vanno associati l'attività di contrasto e i processi di legalità. Allora sì che si ha maggiore sviluppo, perché altrimenti soltanto l'investimento con la presenza e l'aggressione della criminalità mafiosa, l'investimento non porta allo sviluppo, anzi attira proprio gli interessi della criminalità mafiosa. Quindi se a questo noi mettiamo insieme l'attività di contrasto che lo Stato è capace di fare e abbiamo dato prova di saperla fare bene, e la legalità, ecco, tutto questo determina un maggiore sviluppo. Perché parlare agli studenti è sempre importante, perché al di là della retorica che si usa, cioè che si deve guardare al futuro oppure si deve guardare ai giovani, sì, sono d'accordo, però gli studenti devono sentir parlare di questi problemi, non basta dire che sono giovani, devono sentir parlare dei problemi che riguardano le mafie, i problemi che riguardano i territori aggrediti dalle mafie, e soffermarsi con loro su un aspetto fondamentale che io ho trattato, e cioè che la presenza delle organizzazioni mafiose riduce la libertà, riduce gli spazi di libertà. Quindi se si vuole essere cittadini liberi bisogna rendersi conto che c'è questo pericolo. La cattura di Matteo Messina Denaro è stato un colpo per Cosa Nostra, Trapanese, per tutta Cosa Nostra, perché è una figura carismatica anche nei confronti delle altre province mafiose. Le indagini continuano e puntano a individuare oggi, dopo la morte, quelli che saranno i processi dialettici all'interno delle formazioni mafiose, che punteranno a individuare i nuovi responsabili. Una data da ricordare stamane, anche perché la presenza del generale De Rossa, Angelosanto, è stato un momento di grande importanza per la nostra comunità, per il Vallo di Diano e per i ragazzi che stamattina hanno partecipato. Significa tanto, significa aver portato in questa terra uno degli esempi migliori della lotta alla criminalità organizzata. E farlo con i giovani, parlare ai giovani, significa davvero investire in legalità, perché significa lasciare loro dei messaggi, significa lasciare loro degli esempi. Oggi purtroppo gli esempi non sono sempre così positivi, però stamane è stata una grande dimostrazione del livello qualitativo, e per far crescere un territorio, per contribuire alla buona crescita della nostra comunità, della società, c'è bisogno proprio di questo.